Notate che la total factor productivity italiana va piatta o smette di crescere dopo una crescita piuttosto impetuosa attorno alla metà degli anni 70. Questa misura di progresso tecnologico, che chiamo produttività totale dei fattori, in Italia è cresciuta enormemente dagli anni 50 in avanti. Perché? Beh, perché gli italiani, che erano più o meno gli stessi, accumulavano capitale, ma non tantissimo, nel contempo utilizzavano tecniche di produzione nuove, facevano cose diverse, smettevano di utilizzare vecchie tecniche, smettevano di lavorare in campagna, smettevano di lavorare in antiche botteghe artigiane, andavano a lavorare in fabbrica con tecnologie più moderne e diventavano molto più produttivi. Il miracolo economico italiano, come tutti i miracoli economici del post-guerra, è stato un misto di accumulazione di capitale, certamente, ma soprattutto di adozione di tecniche di produzione più avanzate. La produttività italiana dei fattori è cresciuta tantissimo dal 45 al 75, più o meno, e da allora non è più cresciuta. Addirittura a un certo punto è calata. Quello che vorrei sostenere è che non è successo per caso. È successo perché nella seconda metà degli anni 70 l'Italia ha deciso di incartarsi. In che senso ha deciso di incartarsi? Lo ha deciso l'Italia? Beh, sì, lo hanno deciso le classi dirigenti italiane, lo hanno deciso anche gli italiani, che hanno cominciato a chiedere certe cose invece di certe altre. Lo ha deciso l'evoluzione politica, sociale e economica del paese. Perché la produttività cresce così tanto in questi anni e poi ciò non si arresta? Negli anni 70 arrivano i primi shock. Com'era cresciuta l'industria italiana tantissimo? Era cresciuta l'economia italiana? Beh, era cresciuta perché c'era stato un grande processo di industrializzazione, si erano adottate tecnologie nuove, si erano imitati i paesi più avanzati e molti lavoratori tipicamente occupati in campagna, in attività di scarsa produzione, in attività artigianali vecchie o commerciali vecchie, si erano impegnati e si erano occupati a lavorare in fabbriche e tecnologie più moderne. Negli anni 70 arrivano due primi shock. Questa cosa, dopo questo processo, è stato anche molto avvantaggiato da salari bassi e produttività alta. Gli shock cosa sono? Il primo è che i salari cominciano a crescere, cominciano ad avvicinarsi alla produttività. Beh, adesso senza dare giudizi di valore, io credo sia stato anche giusto, ma senza dare giudizi di valore. La domanda salariale degli anni 60 cresce, i lavoratori dipendenti aggiustano i loro livelli salariali al loro livello di produttività. Questo ovviamente fa decrescere i profitti. C'è una sola maniera in cui un'impresa attiva reagisce a questa dinamica del reddito di lavoro. Lo fa innovando, aumentando la produttività. Nel sistema economico italiano, io direi che entrambe le parti negli anni 70 hanno cominciato a perdere il loro ruolo. Per parte imprenditoriale vi è stata scarsa capacità di reagire alle richieste salariali, innovando, cioè dicendo vuoi farti pagare di più, vabbè, dovrò farti rendere più produttivo. Si è reagito, non tutti, come al solito, non tutti, ma si è reagito in buona parte dicendo, eh no, i salari devono rimanere bassi, se crescono troppo i salari, il sistema va a fondo. Per parte sindacale, per lungo tempo si è teorizzato il salario variabile indipendente, cioè posso chiedere i salari che voglio, le condizioni di lavoro che voglio, senza tener conto delle condizioni concrete dell'impresa, perché tanto il salario è una variabile indipendente. Errore grave. Purtroppo, ed è lì è iniziata la malattia, perché se vi guardate i giornali dell'epoca, questo vi invito a farlo, specialmente chi è più giovane, vedete che allora lì nasce l'idea del sussidio alle imprese in difficoltà. E c'è l'idea che se l'impresa comincia a fare profitti negativi, cioè perdite, quindi a chiudere, gli diamo una mano sussidiando questo e sussidiando quello. Infatti questi sono gli anni, secondo me metà degli anni 70, in cui si comincia a parlare di ristrutturazione industriale come un processo in cui lo Stato interviene con sussidi, fondi, aiuti e anche idee imprenditoriali per spiegare
alle imprese cosa fare, da un lato, ma anche per sussidiare quelle in difficoltà, cioè quelle che non riescono ad avere una crescita di produttività che compensi per la crescita del lavoro, del costo del lavoro. Ovvero il sistema economico-politico italiano, anziché affrontare la sfida della crescita salariale, della crescita dei prezzi delle materie prime, dell'energia e del cambiamento tecnologico che cominciava a venire dagli Stati Uniti e anche dal Giappone, reagisce chiudendosi su se stesso, da un lato chiedendo sussidi, interventi, favori allo Stato, che comincia a praticare sempre di più una politica di salvataggio di questo e di quello, anziché lasciare che le imprese decotte muoiano e ne nascano di nuove, e dall'altro dal punto di vista sindacale, senza capire che nella interazione fra lavoro e impresa tu hai bisogno di un sindacato responsabile che cerca sì di mungere ma non ammazza la vacca. Voi direte, ma però gli anni 80 sono stati buoni anni. Sì, assieme a questa c'è una reazione negli anni 80 che è tutta politica, che io attribuisco in primis a Craxi e al CAF, e cioè l'Alleanza Democrazia Cristiana e altri partiti minori, il Partito Socialista in particolare, decide di rispondere a questo rischio, che era anche il rischio da loro percepito del Partito Comunista del tempo. Non voglio adesso fare un sommario che diventerebbe brutale e stupido della storia italiana in quegli anni in 5 minuti, ma c'è una reazione plateale che si vede nei numeri, di dire ok, indebitiamoci. Siccome abbiamo domande contrastanti che vengono dal mondo dell'impresa, dal mondo del lavoro, richieste di pensionamenti, eccetera, ricordiamoci che gli anni 70 sono gli anni in cui si cominciano a introdurre le mini pensioni, beh, cerchiamo di accontentare un po' tutti indebitandoci. E se voi guardate, quelli sono gli anni in cui cresce alla grande il debito pubblico. Una scelta che io così, a volte polemicamente, attribuisco soprattutto al mondo craxiano, ma non solo, al mondo andreottiano, forlaniano e prima di quello al mondo rumoriano. Una serie, la classe, l'elite politica italiana complessiva di governo non reagisce con coraggio, non dice al sistema economico sociale, beh ragazzi, qua bisogna cambiare, se continuiamo a fare le cose di prima e cerchiamo di tenere in piedi capre e cavoli, indebitandoci non funziona. Il mondo della sinistra, in particolare al tempo del Partito Comunista, dei sindacati, non capisce che la relazione da stabilire con il mondo imprenditoriale è un rapporto sì di conflitto a volte, ma anche di collaborazione, in cui non vuoi appunto trattare il salario come maniera indipendente. Questo comportamento poi si estende in quegli anni al settore pubblico, che già al tempo non funzionava granché, e si generalizza. E da lì, secondo me, nasce la nostra grande arretratezza. Questa è la mia lettura in soldoni del problema. E quello che poi emerge negli anni 90 con la prima grande crisi del 92 cos'è? È l'effetto di questa scelta che a quel punto era più che decennale, in cui l'Italia non si era evoluta, non aveva adattato il sistema produttivo e era andata a debito. Nel 92 arriva la prima botta che dice: oh ragazzi, guardate che l'economia vostra non sta crescendo tanto. Avete già delle tasse alte e avete accumulato un debito che è il 120% del PIL, in di botta, praticamente nello spazio di 10-12 anni. Di questa maniera qua non andiamo da nessuna parte. Reagiscono i cittadini italiani, gli risparmiatori italiani, con le crisi che conoscete. Da allora non abbiamo cambiato niente. Oggi ne vediamo gli effetti, ma quell'incrinatura è avvenuta in quel momento. Questa è la tesi che volevo sostenere. Lo Stato ogni volta che c'è un problema interviene tamponando, sussidiando. E su questo si inserisce il meccanismo della svalutazione. L'Italia è un paese in quegli anni che esporta già parecchio e ovviamente questi fenomeni che ho descritto rendono meno competitive le nostre esportazioni. Allora, quando le tue esportazioni diventano meno competitive, beh, c'hai due maniere per reagire e per cercare di stare in piedi. Una è renderle più competitive facendo prodotti migliori a un costo più basso, l'altra è cercare di fare le stesse cose di prima, cercando di far sparire i costi. Ora, siccome il costo del lavoro era una delle due cose che era cresciuto parecchio in quel periodo, comincia il meccanismo delle svalutazioni. Guardate che di svalutazioni grandi non è che ce ne siano state poi tante, ma ce ne sono state a svariate. C'è stato un processo di svalutazione
della lira al tempo progressivo in quegli anni, che ogni volta si diceva dà fiato alle esportazioni. Qui occorre fare un ragionamento onesto, cercare di capire come funziona il modello basato sulla svalutazione della moneta. È un modello banale che ho spiegato tante volte e che tutti gli economisti accettano, inclusi quelli che predicano la svalutazione come soluzione di tutti i problemi. Il meccanismo della svalutazione della moneta è semplicemente un meccanismo per ridurre i salari reali interni. Ok? Tu continui a pagare 100 in lire, ma siccome quelle 100 lire che prima valevano 50 dollari, adesso ne valgono 40, ok? Il potere d'acquisto dei salari diminuisce. Questa è una specie di droga. Perché? Perché ti dà l'illusione di poter rispondere rapidamente, perché la svalutazione è una cosa rapida, non ti richiede nessun sforzo in impresa, no? Ti permette di aumentare i prezzi in lire e quindi di compensare la crescita del costo del lavoro senza che aumentino i prezzi in dollari, in marchi, in pound, in yen, quindi ti dà l'illusione di rimanere competitivo, ma in realtà non lo sei. Perché? Perché non sei diventato più bravo a produrre, non stai facendo delle macchine migliori, stai semplicemente pagando meno i tuoi fattori di produzione e il lavoro in particolare, e rimani tecnologicamente arretrato. Sì, la Fiat è un esempio. La Fiat in quegli anni, che è un po' il simbolo, ma in molte altre imprese gli succede la stessa cosa, dell'impresa italiana che aveva avuto grande successo, che era cresciuta tecnologicamente, dove c'era stata una grande crescita della produttività, smette di essere un'impresa innovativa e dinamica, e cosa fa? Si aggiusta a botte di svalutazioni, rimane tecnologicamente stagnante e cerca di competere con la concorrenza, in particolare tedesca e giapponese, ma non solo, anche americana, anche francese, utilizzando le svalutazioni da un lato e i sussidi di Stato dall'altro. È verissimo quando tutti dicono ma gli anelli sono stati sussidiati tantissimo negli anni 70, 80 e anche 90. È verissimo. Ed è stato un male. Perché? Perché abbiamo drogato quell'impresa, abbiamo permesso a quell'impresa e tante altre, ripeto, uso la Fiat come esempio, abbiamo permesso a un'impresa che avrebbe dovuto ristrutturarsi, che avrebbe dovuto cambiare metodi di produzione e modelli, che avrebbe dovuto cambiare l'organizzazione del lavoro con uno sforzo interno anche di licenziamento di dirigenti, anche di cambiamento di classe dirigente. Gli abbiamo permesso di continuare nel tran tran con l'illusione che siccome era sussidiata un po' da svalutazioni, un po' da denaro pubblico, sarebbe rimasta il primo. Ma ovviamente non funziona. Perché la svalutazione è un processo infinito che continui, devi continuare a svalutare, non vai da nessuna parte, e rimani comunque tecnologicamente indietro, perché a un certo punto arriva sempre qualcuno che ha un costo del lavoro più basso di te. Okay? E i soldi pubblici a debito per essere sussidiati a un certo punto finiscono, come abbiamo scoperto, che il debito si accumula. Ovviamente questo processo drammatico di sussidiare invece di innovare, mettiamola così, parole semplici, abbiamo sussidiato con svalutazioni e con debito pubblico invece di innovare tecnologicamente, diventa drammaticamente cattivo, diventa una fonte orrenda di guai quando cominciano ad arrivare con la globalizzazione degli anni 90 e poi degli anni 2000 altri paesi sulla scena mondiale, non solo quelli europei e l'America ma anche altri sudamericani e poi ovviamente la Cina, l'Indonesia, eccetera, i quali fanno l'Italia. Questo è quello che stiamo pagando adesso. Stiamo pagando quasi 40 anni, 35 anni, di ritardo in questi campi, che ripeto, perché il concetto di fondo, abbiamo illusoriamente, in un connubio malato fra opposizione, forze politiche di governo e di opposizione, sindacati e anche gruppi sociali, Confindustria, Confesercenti, Confartigianato e associazioni imprenditoriali, hanno chiesto sussidi e aiuti invece di chiedere concorrenza. Diciamocelo. Chi più chi meno, per carità, alcuni sono stati più coraggiosi, altri meno. Ma in media, tutti sono d'accordo, sempre tutti d'accordo, alzare la manina e dire svalutiamo, dateci sussidi, ci vuole l'intervento dello Stato, bisogna salvare quell'impresa com'è. No, non si salva l'impresa com'è, la si cambia. L'euro di per sé non ha proprio inciso sulla proprietà italiana. Come ho documentato, come ho detto, come è ovvio, la proprietà italiana, cioè la produttività di questa e quell'altra impresa del sistema,
è stata danneggiata da scelte fatte ben prima dell'euro che si continuano a fare indipendentemente purtroppo dall'euro. Quello che l'euro ha rivelato, ma in realtà si sarebbe rivelato comunque, credetemi, anche se ci fossimo tenuti la lira, anzi sarebbe stato probabilmente peggio, è che il mondo era così cambiato che quello che ci è sembrato durante gli anni 80 funzionare, a partire dagli anni 90, perché ormai rendetevene conto, il primo campanello d'allarme drammatico è quello del 92. Sono 26 anni che suona il campanello d'allarme. E quindi passin passetto va sempre peggio, come i dati mostrano. Cioè, perché non è che i sistemi economici, ragazzi, crollano dalla mattina alla sera, capito? La mattina alla sera crolla il sistema economico di Haiti, che è una povera isola disperata, ma un paese grande, 60 milioni, storia, tanta tecnologia, tante imprese, non è che tutto si sfascia in due mesi o anche in due anni. Si erode progressivamente, che è quello che vediamo, per quello quella curva che continua a dirvi andare a guardare della produttività fa così, poi fiappiattisce, va qua, e poi comincia ad andare giù. Se ci pensate, è la descrizione fisica della casa che non mantenete, no? Faccio la casa nuova, là, me un monto su, che bello, le condizioni della casa cambiano, poi a un certo punto smetto di aggiustare la casa, il tubo salta, vabbè, io aggiusto domani, il termosifone non funziona, sì, vabbè, dai, rappezziamo, il forno è tutto sporco e si è rotta la manopola, vabbè, insomma, possiamo funzionare con quattro fuochi invece che con cinque, mano a mano, no? Il trave comincia a dare la pittura, rimandiamo, appunto sussidiamo, facciamo la svalutazione. A un certo punto per un po' ti sembra che è stabile, invece non è vero, perché sotto si sta consumando. A un certo punto cominciano a vedere i crolli, viene giù il soffitto da una parte, il termosifone che avevi fatto finta di aggiustare esplode e t'allaga il pavimento aveva il parquet, si rovina il parquet, devi andare. E a questo punto dici, oh cazzo, la casa sta venendo giù di colpo. Cazzo, la casa sta venendo giù di colpo. No, non sta venendo giù di colpo. Sono 20 anni che non fai la manutenzione, bestia. Ok? Quindi non è che la casa viene giù di colpo. L'economia italiana, per quanto riguarda la produttività, è esattamente così. E adesso c'è pieno di robe da toccare. Le svalutazioni sono tremendamente responsabili di questa cosa. Perché la svalutazione questo fa. Ti dà l'illusione che hai recuperato nei costi, non perché sei diventato più efficiente, non perché hai ridotto i costi per davvero, cioè quelli fisici, la quantità di lavoro per unità di prodotto, hai solo ridotto il salario. Hai fatto un giochetto sui prezzi e non sulle quantità di produzione. Non hai fatto l'orologio nuovo e migliore, non hai fatto la macchina nuova e migliore, non hai fatto una maniera migliore e più efficiente di distribuire i tuoi prodotti tessili, non sei diventato Zara, sei rimasto Benetton, ok? E a un certo punto vieni spazzato via perché o affami i tuoi dipendenti, li fai lavorare gratis, oppure H&M, che è molto più efficiente di te, ti batte. Fatemi una cortesia, lasciatemi fare l'appello, fate girare queste cose. Io le faccio in maniera dilettantesca e privata nei ritagli di tempo. Se fate girare fra i vostri amici i video che faccio non solo io, anche gli altri colleghi, come ho detto, ormai c'è un gruppo di persone e crescerà, sta cercando di contribuire, però dobbiamo passare da 5.000 a 50.000 a 500.000. Arriveranno altre persone, oltre a me, spero, a contribuire, però voi fate girare più che potete, perché io faccio quello che posso. Grazie, ciao.